Buongiorno a tutti, il mio nome è Angelo La Barbera e sono di Palermo. Ho già realizzato un video di 14 minuti che ho cercato di, diciamo in linea di massima, di spiegarvi come sono andate le cose per una causa relativa al distacco di retina del mio occhio sinistro che ha poi comportato da 12 anni che io porto la benda. Alla fine del video io materialmente ero troppo agitato e non sono riuscito più a continuare. E ho detto di spiegarvi perché, diciamo, sono andato un po' fuori di testa. Io credo che qualsiasi persona al mondo vada fuori di testa dopo quello che è successo a livello giudiziale in questo caso. Vi spiego un pochettino subito, immediatamente cosa è successo. Andiamo al processo penale. Il processo penale, il dottore mi ha distrutto la retina ignorando sette sintomi fondamentali di un distacco di retina. Ragazzi, sette sintomi di un distacco di rete, è impressionante e vergognoso. Nel processo penale cosa succede? La prima cosa, può essere pure una cosa normale, non lo so, io consegno tutti i documenti alla caserma dei carabinieri, dopodiché vengo chiamato dopo circa 3 mesi, cioè sono dovuto andare in un'altra caserma a riconsegnare di nuovo tutti i documenti perché si sono persi i documenti. Ora, questa è una cosa normale? Boh, non lo so, chissà bene. Seconda cosa, dato che il mio avvocato, come tutti gli avvocati sanno, che i CTU si conoscono tutti, vanno alle conferenze insieme, mangiano insieme negli stessi tavoli, eccetera, chiede cortesemente se per favore e per gentilezza al giudice di poter prendere un CTU che sia al di fuori di Palermo. Ragazzi, questa umile richiesta è stata letteralmente, assolutamente rifiutata. Rifiutata. Ancora non è niente, vi faccio gelare il sangue nelle vene. Fra tutti gli CTU del Tribunale di Palermo, il pubblico ministero che doveva essere l'accusatore del giudice va a pigliare l'unico CTU che ha lavorato insieme al dottore all'ospedale civico di Palermo per 15 anni insieme. Cioè, vi rendete conto? È pazzesco. Allora, se io come avvocato non te ne faccio accorgere, non te lo dico, tutto passa in cavalleria, ma se io te lo dico, guarda che questo di qua magari gli avrà battezzato anche la figlia. Tu lo devi subito sostituire questo CTO. Non è possibile. Ragazzi, lo ha lasciato, per lui era tutto ok. Vi rendete conto? Com'è potuto andare secondo voi alla fine? Questo dottore che cosa ha fatto? Ha praticamente detto che il dottore non ha sbagliato e che praticamente il dottore non ha fatto nessun errore. Ha ignorato sette sintomi di un distacco di retina. Però vi dirò una cosa. Nella sua relazione finale, questo dottore ha scritto che il dottore, diciamo, l'ecografia oculare la poteva fare come non la poteva fare. Quindi in realtà lui praticamente ha dato un 50 e 50, significa 50% di colpa al dottore e 50% di ragione a me. Ok? Ebbene, questa cosa di qua, invece il giudice di dare ragione alla parte lesa, dato che ha il 50%, inspiegabilmente ha dato ragione al dottore, quindi non gli è successo niente. Lo hanno praticamente assolto e gli hanno salvato il culo a livello penale. Andiamo adesso al processo civile. Io faccio praticamente causa per avere un risarcimento danni, giusto? Benissimo, quindi non faccio una causa al dottore, al dottore! Non la faccio più, quindi il dottore non esiste più in questa casa. È un contenzioso fra me e un'assicurazione miliardaria che è l'assicurazione dell'ospedale civico di Palermo. Ragazzi, io in 12 anni non ho mai trovato un medico oculista che mi facesse da medico di parte, quindi da CTP. Ebbene, ebbene, si va a prendere un CTU di Messina, il quale relaziona una relazione tecnica vergognosa, spaventosa, ignobile. Cioè, aiuto un'assicurazione, me la dare a non risarcire un esamento, un padre di famiglia, padre di due bambini, in una relazione tecnica vergognosa, che poi vi dirò quello che ha scritto, che è allucinante e pazzesco. Ebbene, ragazzi, il giudice, sapendo che io non ho un CTP, quindi non mi posso già difendere a darmi pari in tribunale con un'assicurazione, me la dà, sapete cosa fa? Non solo non accetta praticamente di prendere un altro CTU
chiesto dal mio avvocato, vedendo praticamente come questo CTU di Messina sia pro assicurazione in una maniera vergognosa e le cose allucinanti che ha scritto. Ebbene ragazzi, sapete cosa fa? Se ne va in giudicato senza darci neanche la possibilità materiale né di prendere un nuovo CTU e neanche di poter consegnare le ulteriori conclusioni al giudice. Io e il mio avvocato abbiamo passato giornate intere per cercare di fare 40 pagine, abbiamo fatto per fare 40-43 più tutti gli allegati, fotocopie, non siamo stati in grado di consegnarle. È pazzesco! Ma come possono avvenire certe cose? Può essere legittimo, può essere tutto legale come volete, ma è pazzesco! Alla prossima ragazzi, vi farò gelare il sangue ancora nelle vene. Ciao!